quattro presidi della provincia di Teramo, tutta una serie di declassamenti e umiliazioni dei nostri ospedali, a cominciare da Teramo e poi siamo qui oggi a Giulianove, dove avevano promesso i rappresentanti di centrodestra un ospedale con più servizi, un ospedale cosiddetto di primo livello. E invece lo hanno dato a Sulmona e niente qui a Giulianove. Questo lo volevamo evidenziare in maniera forte insieme agli amici del PD di Giulianova, e questo avviene dopo la fase difficile del commissariamento e del piano di rientro della sanità. Ci si aspettava molto di più da questa nuova rete ospedaliera, da Marsilio, da Laverì, dal centrodestra, e poi con la presentazione dei nostri emendamenti specifici, dove si chiedevano determinate cose, a cominciare da Giulianova e quindi l'ospedale di primo livello per questa città che durante l'estate serve centinaia di migliaia di utenti, l'ospedale di primo livello. E questo emendamento è stato bocciato soprattutto grazie anche ai rappresentanti di centrodestra di questa provincia, che sono rimasti in silenzio per tutte le fasi delle commissioni e del consiglio regionale. La provincia di Teramo è quella che ha subito i tagli della sanità da questa giunta regionale per favorire altri territori, Avete sottolineato. che sono lì a testimoniare il fallimento della politica sanitaria di Marsilio e Verì e della giunta di centrodestra. Lo ripeto, negli anni di Chiodi e di D'Alfonso la sanità era commissariata, quindi guidata e programmata direttamente dal Ministero. C'era il piano di rientro da superare, ma queste difficoltà sono state superate dal 2018 e quindi abbiamo avuto tutto il tempo per programmare, per dare una risposta sanitaria migliore alla nostra regione. E invece, soprattutto sulla provincia di Teramo, hanno solamente declassato, ridotto le unità operative complesse, tolti i primari e non hanno dato a Giulianova l'ospedale di primo livello che avevano loro stesso promesso in campagna elettorale.